Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vorrei farvi vedere degli esercizi legati agli addominali, cioè per sostenere poi quella che è la respirazione al fine di cantare sostenendo con gli addominali il suono. Quindi andiamo in palestra. Cantare in libertà. Buongiorno, oggi faremo alcuni esercizi per tonificare i muscoli addominali che, come diceva il maestro, molto servono ai cantanti. Quindi iniziamo con una serie di esercizi base, quindi piuttosto semplici, non molto impegnativi, che però ci preparano ai successivi allenamenti per il Allora, partiamo con il primo esercizio dove mettiamo le mani sotto il bacino in modo da avere la colonna vertebrale per non formare arco e non avere dolore. Gambe distese, piedi uniti, pieghiamo lentamente il ginocchio aperto, andiamo giù a sfiorare il pavimento. Ripetiamo il movimento per 12 ripetizioni. Nell'eseguire l'esercizio ci aiutiamo con la respirazione. Inspiro con il naso profondamente, espiro con la bocca. Facciamo questi 12 movimenti. Lentamente sfioro il pavimento giù. Perfetto. Abbiamo eseguito il primo esercizio che interessa in una maniera abbastanza importante, però non molto impegnativa, al muscolo addominale. Passiamo al secondo movimento dove ho i piedi in appoggio, le braccia incrociate, il movimento è molto piccolo, avvicino lo sterno alla coda, quindi il movimento è un crunch lento, manteniamo sempre la schiena dritta, quindi non abbiamo conseguenze spiacevoli, e facciamo 12 movimenti di questo esercizio. Sempre la respirazione è importante. Ok, relax. Come vedete sono esercizi non faticosi che possiamo fare anche a casa al mattino, in modo da avere un tappetino sul quale eseguire esercizi, e 10 minuti di tempo della nostra giornata sono sufficienti. Terzo esercizio, sempre le mani in appoggio, gambe distese, piedi in estensione, piego le ginocchia aperto, distendo le gambe, scendo giù lentamente, ripeto, giù, 12 anche di questo. Manda ancora un altro esercizio per concludere il primo circuito di addominali per principianti. Chiaramente noi faremo queste sequenze di quattro esercizi da ripetere per due serie. Cosa intendo? Iniziamo con il primo, ginocchio aperto, il crunch. Successivamente ginocchia e distensione delle gambe, ginocchia aperto e distensione delle gambe, e aggiungiamoci il quarto e l'ultimo esercizio.
con una gamba fessa, l'altra distesa, a cavallo di una gamba, la mano opposta alla gamba centrale, cavallata la gamba fessa. Questo movimento piccolo, come se volesse avvicinare il gomito al ginocchio, molto lentamente, mi aiuto con la respirazione, lo facciamo 12 ripetizioni. Con questo ultimo esercizio abbiamo concluso il primo allenamento che vi mostrerò. Nella prossima puntata mostreremo gli esercizi un attimino più avanzati, perché potremo fare già qualcosa di più impegnativo. Quindi noi dobbiamo, per almeno 2 settimane, eseguire questi 4 esercizi in sequenza. Ricordiamo che il ginocchio al petto, 12 ripetizioni, secondo esercizio crunch, piegamento leggero della profondità vicino allo stremo all'addome, con la contrazione dei muscoli, 12 ripetizioni, terzo esercizio, piegamento ginocchio al petto, distensione delle gambe in alto, giù con le gambe distese, ancora 12 ripetizioni, e l'ultimo conclusivo, il crunch al crociato. Con questi 4 semplici esercizi abbiamo dato un importante lavoro ai nostri muscoli. E qui sicuramente, oltre a migliorare l'aspetto e sperare che arrivi questa campanella, assolutamente si gira le spalle, avremo più forza. Mi faccio la parola al maestro. Sì, per sostenere, insomma, la struttura addominale, per sostenere la respirazione è calmata, cioè controllare bene il fiato, l'uscita, come poi si capita e si deve fonare, e mettere suono. Bene, grazie per l'attenzione e alla prossima. Bene, io ringrazio il nostro amico Mario Cocca, istruttore professionista ormai da tanti anni, per averci aiutato in questi esercizi, e vi do appuntamento alla seconda parte venerdì prossimo. Grazie.